Ciao Luca Giovannetti, Corriere dell'Umbria e Umbria 15. Due domande. Intanto ripensavo in mattinata ad una partita, un Foggia-Ternana, pareggiammo. Tu eri in marcatura, diciamo così, aggressiva su Tremolada, molto aggressiva. Non so se tu ricordi quella partita, eccetera. Poi non riesco a ricordarti, quindi la domanda è questa, se ci siamo affrontati come avversari quando tu eri nella Regina Vincente di Toscano. Ecco, questa è la mia prima domanda. Sì, ricordo sì, benissimo quando siamo venuti a Foggia, poi col Foggia, sì, anche con la Regina l'anno che vincemmo il campionato, sì che c'era Toscano in panchina, e anche poi dopo 2 anni in B, sì, però non giocai quella partita, venimmo qui a giocare, perdemmo. Quindi sì, li ho incontrati spesso, sono venuto diverse volte, lo dissi il primo giorno che arrivai, sono venuto spesso qui a giocare, quindi è stato un piacere finalmente venirci a giocare proprio per questa squadra. La seconda domanda, degli attuali compagni, conoscevi qualcuno per averci giocato insieme o contro? Grazie. Sì, quando sono arrivato il primo giorno conoscevo la maggior parte tutti di vista per averci giocato contro, e poi dopo sono venuti Ciccerelli con cui ho giocato a Reggio, a Foggia anche, poi Cianci che vabbè conoscevo perché siamo della stessa città, e poi c'è Tito pure che avevo tanti anni fa, giocava con me a Foggia quando eravamo ragazzini. E poi il resto ci ho sempre giocato contro, quindi li conoscevo la maggior parte tutti di vista. Ciao Gustavo Steri, La Nazione, scusa la voce un po' bassa, comunque la domanda è questa: tu diciamo la Ternana ha creduto in te, tu hai creduto nella Ternana molto presto, mi sembra verso 20 di luglio, 24, sì, il 23. Quindi ancora non si capiva bene che tipo di campionato potesse fare, c'erano tante incognite da ogni punto di vista. Pensavi che uscisse fuori una cosa del genere, un campionato del genere? Beh, io all'inizio appena ho ricevuto la chiamata ho accettato subito, perché comunque mi stimolava come piazza, mi ha sempre stimolato, e quindi ero pronto subito ad accettare, non ci ho pensato due volte. Poi quando sono arrivato qui il primo giorno era ancora un via vai, diciamo che non si capiva benissimo ancora la situazione sia a livello societario sia a livello di squadra. Però poi magari col passare dei giorni, col passare degli allenamenti, vedendo gli allenamenti, comunque l'allenatore che era bravo aveva un'idea ben precisa, in un modo ben preciso di giocare, quindi iniziavo a crederci anch'io, perché poi la maggior parte dei giocatori, quelli importanti, sono rimasti tutti, e quindi si è creato un qualcosa di importante, hanno fatto altri acquisti importanti, e quindi ci sono tutte le carte in regola per poter far bene. Quindi diciamo che passando, più giorni passavano e più ci rendevamo conto tutti quanti che si potesse creare qualcosa di interessante. Ciao, Lorenzo Pulcioni, Telegalileo. La vittoria a Carpi su un campo dove la squadra di casa non perdeva da 22 partite, la sconfitta del Pescara in casa col Pinedo, come ha cambiato, diciamo, la prospettiva di questo campionato, se è cambiato qualcosa? Per noi non è cambiato assolutamente nulla, perché noi pensiamo al nostro e ce lo siamo sempre detti, quindi noi dobbiamo migliorarci giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento e partita dopo partita, quindi noi pensiamo a fare bene noi come Ternana, poi gli altri risultati cerchiamo di non guardarli, anche se comunque poi un occhio lo dai sempre, però è importante fare bene noi come squadra, e poi più si andrà avanti e più si delineerà la classifica, quindi diventerà importante. Certo, fa piacere sapere che quella, l'unica squadra che era sopra noi, comunque ha rallentato, e quindi noi abbiamo un po' accorciato la classifica, però la cosa importante che dobbiamo fare, dobbiamo continuare a fare, è quella di pensare a noi stessi e di migliorarci partita dopo partita. Buongiorno Giuseppe, Paolo Grassi, Messaggero. Dunque, la prima volta che, prima parlava per l'appunto del passato, la Regina, i compagni che aveva incontrato, quasi sempre al di fuori della Serie B
per quello che riguarda la Lega Pro nel girone, anzi sempre nel girone sud praticamente. È la prima volta che si trova a cimentarsi in questo girone del centro. Notato qualche differenza particolare, una peculiarità rispetto all'altro, visto che per lei è stata un po' la prima volta in questo girone? No? Sì, è la prima volta. E diciamo che non avendolo mai affrontato, pensavo che fosse più facile. Diciamo che il girone C l'ho sempre visto come il più difficile, però poi passandoci per questo girone, cioè affrontando le squadre, ho visto che è davvero molto equilibrato, e quindi è difficile, molto difficile anche questo qui, perché non c'hai un ammazza campionato, quindi ci sono tutte squadre livellate, squadre forti, comunque ci sono campi difficili dove vai a giocare comunque su campi difficili con giocatori esperti e squadre rognose, quindi per me è allo stesso livello del girone C. Torno un attimo sulla, prima di parlare del Milan futuro, che merita molta attenzione ovviamente, torno un attimo sulla partita di Carpi. La vittoria è meritata, io credo che nella prima metà della ripresa abbiate sfoderato una grande prestazione, ma anche nel finale del primo tempo. Che cosa è successo però tra il gol di De Boer e il pareggio? Perché è vero che il pareggio arriva in maniera rocambolesca con la palla che rimbalza sopra la traversa, ma in quel quarto d'ora un po' stavate soffrendo. Allora la domanda è la normale reazione di una squadra che, ricordiamolo, non perdeva in casa da 14 mesi il Carpi, quindi evidentemente è vero che viene dalla Serie D, ma insomma se non perdi in casa per 22 partite un motivo ci sarà, oppure ha influito anche un terreno di gioco che era secondo me in condizioni pessime? Sì, vabbè, sul terreno di gioco lo sapevamo, quindi noi ci siamo adattati al tipo di partita, quindi sapevamo che era difficile giocare palla a terra, quindi molto spesso ritrovavamo sempre le punte in avanti, comunque abbiamo giocato con due punte fisiche, quindi avevamo anche questa opportunità di giocarcela così la partita. Poi per quanto riguarda dopo il gol, è normale che la reazione loro deve essere un po' più azzardosa, quindi diciamo che è sembrato da fuori che ci abbiano messo un po' sotto quei 10-15 minuti, però poi anch'io dal campo avevo questa impressione, poi rivedendola abbiamo analizzato le cose che non sono andate, poi non è stata poi così male, è vero ci siamo forse abbassati un po', però un po' la loro reazione nel reagire dopo aver subito gol, un po' noi la paura di non prenderlo, perché poi fino ad ora ci è sempre andata bene, comunque noi facciamo una fase difensiva abbastanza compatti dopo che facciamo gol, però questa è una cosa che dobbiamo migliorare, ci stiamo lavorando per migliorare, cioè che quando dopo aver fatto un gol dobbiamo continuare a spingere sull'acceleratore e cercare di chiudere sempre le partite, se si può. Comunque il finale del primo tempo e 25 minuti della ripresa con l'atteggiamento, l'habitus mentale, l'approccio della grande squadra. Sì, quello è una cosa positiva che ci portiamo avanti, stiamo migliorando tanto da quel punto di vista, infatti pure dal campo avevamo la sensazione le ultime 15-20 minuti di non prendere gol, perché eravamo solidi, cosa che magari forse ci è mancata un po' il primo tempo in quei 10 minuti, 15 minuti che diceva lei. Questa cosa qui è una cosa che ci stiamo lavorando e stiamo migliorando partita dopo partita. Ma lo Iago non si trova meglio a 3? O a 4, diciamo a 4, ma a 2 sostanzialmente. Beh, diciamo che noi durante la partita ne facciamo un po' di tutti di moduli, cioè impostiamo a 3, poi difendiamo a 4, a volte difendiamo a 3, a 5, quindi diciamo che ne facciamo tanti. Il mio ruolo naturale è il braccetto, però in questa squadra andiamo alla grande, perché comunque il modo di difendere è talmente non si vede come difendi, se difendiamo a 4 o difendiamo a 5, perché siamo sempre lì, seguiamo le marcature, a volte in fase di impostazione ci mettiamo a 3, a volte quando c'è da analizzare la partita, c'è da fare un altro tipo di partita, ci mettiamo anche a 2, quindi diciamo che il modulo conta poco, conta più l'essere aggressivo, l'essere sull'uomo e cercare di non prendere mai gol. Ultima domanda da parte mia, poi lascio spazio ai colleghi. La vittoria di ieri del Milan a Sassari, io credo che possa fare bene, non parlo di squadra e di gruppo tecnico, parlo di ambiente, perché la gente sottovaluta, perché probabilmente non hanno tempo o voglia di guardarsi le partite, il Milan futuro. Ora, che il Milan sia la peggiore delusione del girone è dimostrato dai numeri, è un fatto acclarato.
Io personalmente però credo che il Milan abbia le migliori individualità del girone, il che non significa che sia la squadra più forte, perché secondo me la squadra più forte è la Ternana, ma loro hanno 3-4 giocatori da fantascienza, cioè secondo me gente come Voss, come Cuenca, che però non so se recupera perché è infortunato, come Jimenez e così via, poi non parlo di Camarda che ormai è in prima squadra, potrebbero già giocare in Serie A. E ho citato 3-2005. Allora, ripeto, è chiaro che la squadra, il gruppo tecnico, voi tutti avete piena consapevolezza del valore degli avversari. Ritiene però che questa vittoria del Milan possa far capire alla gente che domenica non si va liberati con i 3 punti in tasca, anzi, soprattutto con le punte esterne. Ah, ho dimenticato Xhaka Traoré. Ecco, con le punte esterne del Milan, che sono veloci, rapide, tecniche, insomma, secondo me si preannuncia una partita molto complicata. Grazie. Sì, assolutamente, l'hai descritta appieno la squadra, comunque è una squadra molto tecnica che ha dei giocatori importanti, anche se giovani, ma comunque tecnicamente molto validi, è una squadra giovane che corre tanto, quindi è una partita da non sottovalutare, come non dobbiamo mai farlo con nessuna squadra, sia se giochi con l'ultima, sia se giochi con la prima, non bisogna mai sottovalutare l'avversario. Sappiamo che di fronte avremo una squadra spensierata, che è vero, sì, sta facendo male a livello di classifica, però c'ha delle individualità importanti, quindi dobbiamo essere bravi ad aggredirli da subito, a non lasciarli giocare, perché comunque essendo una squadra molto tecnica ci hanno tanto palleggio, quindi dobbiamo essere noi bravi a fare la nostra partita e a non lasciare spazi a loro e a farli giocare. Un'altra cosa, parliamo spesso anche col mister qui nelle conferenze di quello che non va, e molto spesso batte sul fatto che dice a volte sulla fase difensiva bisognerebbe migliorare. Ora, lui chiaramente ha un occhio un po' più clinico, vede tutti i giorni, io vedo che la fate bene, lui però dice che la dovete migliorare, sicuramente vede meglio di me. Ecco, e in dove effettivamente secondo lei dovete migliorare adesso e dove siete arrivati, diciamo, al punto di farla bene? Sì, diciamo che ha ragione, perché lui quando parla di fase difensiva intende blocco squadra, cioè quindi nel difendersi sotto la linea della palla, nel non voler subire gol, non voler subire le imbucate, i filtranti, quindi parla nel complesso, non parla dei difensori. È una cosa che dobbiamo migliorare, ci stiamo lavorando e sicuramente miglioreremo, perché una volta che comunque miglioriamo anche questo diventiamo una squadra completa che sa fare tutto, perché poi per il resto lo facciamo abbastanza bene. Quindi è un aspetto che dobbiamo sempre portarci dietro fino alla fine del campionato, la riaggressione a palla persa, il non voler prendere gol, nel riaggredire subito l'avversario, queste sono tutte componenti che poi ti portano a giocare bene e a fare bene a livello di squadra. Grazie a tutti. Grazie.